insediato il Consiglio Comunale di Girifalco. Mauro Mancini, la vera piaga oggi è l'indifferenza, intervista al regista del film Non odiare. Volley 2 femminile, Soverato ospita Macerata. Amici telespettatori, benvenuti a S1 Notizie. Si è insediato il Consiglio Comunale di Girifalco, vediamo. Buonasera a tutti, grazie di essere presenti qui in questa prima seduta consiliare. Do la parola alla dottoressa Rita Fratto per l'appello dell'insediamento. Buonasera a tutti. Pietrantonio Cristofaro. Salvatore Antonio Panduri, Alessia Burdino, Elisabetta Sestito, Domenico Giampà, Rosanna Rizzello, Vincenzo Livadese, Girolamo Tucci, Delia Ielapi, Teresa Signorello, Mario De Onofrio, Carolina Scicchitano, Elisabetta Ferraina. È la prima volta che prendo la parola come consigliere all'interno di quest'Aula, dopo anni di militanza politica passati ad assistere ai consigli. Adesso posso farlo come consigliere comunale di maggioranza, eletto grazie al voto di 201 persone, che mi hanno dato fiducia e hanno scelto di delegarmi con la loro rappresentanza all'interno di questo consiglio comunale. Buonasera a tutti. Vorrei ringraziare tutta la comunità girifalcese e in maniera particolare tutti coloro che hanno riposto fiducia nella mia persona, facendomi raggiungere con il loro consenso l'obiettivo tanto desiderato. Grazie per il vostro sincero sostegno. Vorrei ringraziare il sindaco Pietrantonio Cristofano, che riponendo fiducia in me mi ha onorato affidandomi deleghe alquanto importanti per l'interesse del territorio. Allora, buonasera e benvenuti al nostro insediamento. Permettetemi di esprimere il mio più caloroso ringraziamento ai miei elettori, alla mia famiglia, a tutti i cittadini di Girifalco, perché vedete, la campagna elettorale è finita e da questo momento non siamo più suddivisi in liste, ma siamo amministratori di tutta Girifalco. La casa comunale sarà aperta e noi troverete sempre un punto di riferimento. Ringrazio il sindaco che mi ha attestato la sua fiducia scegliendo la continuità del mio percorso, assegnandomi le deleghe che avevo ricoperto nella precedente consigliatura, ovvero la cultura e le politiche sociali. Buonasera a tutti, sono felice di essere qui stasera e onorata anche. E vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno votata o comunque hanno votato la lista e ci hanno dato la possibilità di fare questa bella ed entusiasmante esperienza. Per quanto riguarda le mie deleghe, diciamo che sono molto impegnative, ma sono sicura che mi daranno grandi soddisfazioni, perché sono dei settori a cui tengo particolarmente. Innanzitutto l'istruzione, le politiche educative, insomma il mondo della scuola, dove si formeranno i futuri cittadini di Girifalco. Poi la valorizzazione della memoria storica, perché senza storia non c'è presente e non ci può essere futuro. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto in quella che è stata una campagna elettorale molto combattuta. E in particolare i miei amici che con il loro supporto non mi hanno lasciato solo neanche un momento. Non mi piace usare social per fare i ringraziamenti a tutti coloro che mi hanno espresso la loro preferenza. Per questo ho aspettato il primo consiglio per ringraziare di persona. Vorrei e lo credo che insieme ai colleghi dell'opposizione si avvii un percorso collaborativo e pacifico per il bene e il benessere della nostra comunità. Auguro a tutti un buon lavoro per questo lungo cammino, con l'auspicio di dare al nostro paese un'identità ancora più significativa. Grazie a tutti. Signor sindaco, signori consiglieri e signori tutti, buonasera. Non vi nascondo che per me è una grande emozione, grandissima. Innanzitutto fare parte del Consiglio Comunale e poi ricoprire questo incarico veramente molto importante. Per 15 anni sono stata seduta dall'altra parte, ho assistito a decine, forse centinaia
di consigli comunali. Ho osservato, analizzato, studiato ed esaminato il modo di amministrare di tantissimi amministratori. Ho appreso tanto, almeno credo e spero. Ho sicuramente capito una cosa, che per essere un buon amministratore ci vuole tanta umiltà e tanto impegno. Cercherò di fare del mio meglio per assolvere a questo compito, prima di tutto di consigliere comunale e quindi poi di vice sindaco. Sindaco, oggi ufficialmente inizia la sua seconda consigliatura. Quali sono le sensazioni, diciamo, di questo primo consiglio di insediamento? È una bella sensazione, quindi come ha potuto notare è stato un consiglio, come ho ribadito, lo volevo ribadire, un bel consiglio comunale, quindi elegante soprattutto, consapevole del momento che stiamo vivendo, quindi non poteva essere altrimenti. Quindi. E poi l'elezione al Presidente del Consiglio, all'unanimità è veramente un segno di grande apertura da tutti i consiglieri comunali, maggioranza e opposizione. Infatti si è trattato di un consiglio all'insegna della collaborazione e dell'apertura, anche da parte della minoranza, con la votazione della Presidente Rosanna Rizzello e delle dichiarazioni di intenti, e poi da parte sua anche l'apertura sulle commissioni consiliari, che è una cosa molto importante. Sì, io l'ho voluto ribadire pure nel mio intervento, questa è una nuova partenza, quindi lasciamo da parte tutto quello che c'è stato, quindi se riusciamo a collaborare con le commissioni, così come è stato ribadito, col dialogo soprattutto, quindi con maggioranza e minoranza, questo non fa altro che bene alla nostra comunità, perché poi alla fine noi siamo tutti messi al servizio, indipendentemente che chi c'è in maggioranza, chi c'è in minoranza, abbiamo un unico obiettivo che è quello del bene comune. Questa è stata una scelta della Protezione Civile. Noi quest'anno, al ventennale della tragedia di Soverato, abbiamo proposto al Dipartimento Nazionale la piazza di Soverato. Il Dipartimento ha accolto questa nostra preferenza e avremo l'11 ottobre a Soverato anche il capo dipartimento Angelo Borrelli per ricordare le 13 vittime di Soverato. Qual è la situazione adesso in Calabria? Qual è il messaggio che dobbiamo lanciare comunque a tutta la regione? Beh, il messaggio, restando sul tema Io non rischio, è quello che è la conoscenza, la formazione delle persone e gli atteggiamenti che ognuno di noi nei momenti di difficoltà sono quelli che fanno la differenza quando ci troviamo in situazioni particolari. La Calabria ha un grandissimo dissesto idrogeologico, questo qui è una terra particolarmente colpita da alluvioni, da anche mareggiate, è una zona particolarmente sismica, quindi dobbiamo conoscere quali sono gli atteggiamenti da adottare quando ci troviamo in una situazione di difficoltà, e Io non rischio fa proprio questo. Quali sono gli atteggiamenti da tenere, le buone pratiche di tenere conto in situazioni di difficoltà? Beh, le buone pratiche sono, ad esempio, come diceva prima il presidente dell'ANCI, Francesco Candia, ad esempio avere dei piani comunali dove i comuni siano in grado di gestire ad esempio le persone quando c'è un terremoto, dei punti di raccolta, far conoscere ai bambini e alle persone che quando ad esempio c'è un terremoto si devono piazzare sotto un tavolo piuttosto che in un luogo sicuro, quindi evitare che ci siano delle situazioni sgradevoli, piuttosto che se c'è un maremoto o un'alluvione non stare vicino agli alvei. La Protezione Civile con i suoi sistemi manda delle allerte ai comuni e i comuni poi devono diramare questo messaggio sul territorio in modo tale che tutti quanti siano allertati e assumere gli atteggiamenti corretti. È un momento di riorganizzazione per la Protezione Civile calabrese? Allora, la Protezione Civile è in una fase di riorganizzazione, è passata con tre settori, abbiamo un nuovo dirigente e quindi stiamo cercando di organizzarla in maniera tale da renderla più strutturale, quindi più strutturale vuol dire più vicina ai cittadini, più vicina ai comuni, più vicina alle istituzioni. Ci sono delle risorse? Beh, le risorse della Protezione Civile purtroppo sono sempre quelle che vengono fuori quando ci sono delle ordinanze di alluvioni piuttosto che eventi drammatici, quindi in questo momento stiamo gestendo tutti gli eventi calamitosi che ci sono stati negli anni passati, quindi le vere mareggiate 2019
e quindi insomma ci sono fondi per la prevenzione anche in relazione proprio a questo, al nostro territorio comunque sempre dal turismo. Sì, allora la prevenzione vera si fa con i vari dipartimenti regionali che utilizzano le risorse poi per gestire tutta quanta la parte sui territori per poter sistemare gli alvei piuttosto che la difesa costiera. E noi stiamo lavorando sulla formazione, stiamo stipulando un protocollo d'intesa con l'INGV, che è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per entrare nelle scuole, quindi con i ragazzi, e iniziarli a inculcare i principi base di come difendersi da determinate situazioni. Durante la conferenza stampa parlava di comuni coinvolti, associazioni coinvolte. Quanti sono i comuni e come le associazioni sono coinvolte in questo progetto? Sì, i comuni sono circa 50, le associazioni 60, perché alcune associazioni si sono messe insieme e hanno fatto una piazza condivisa in un comune, quindi ecco perché il numero dei comuni è leggermente inferiore rispetto alle associazioni che sono impegnate. È un progetto complesso che richiede una organizzazione particolare sia per quanto riguarda il processo formativo dei volontari che scendono in piazza, perché chi va a comunicare ai cittadini deve sapere, deve avere consapevolezza di quello che dice, dei contenuti che si dicono, sia anche per la preparazione di questa campagna che in digitale ha richiesto anche un po' di fantasia, di inventiva da parte dei volontari che stanno preparando le loro pagine Facebook. Cosa troveranno su questa pagina gli utenti? Troveranno innanzitutto la spiegazione di quello, dei comportamenti da adottare prima, durante e dopo un evento, che può essere il terremoto o un'alluvione. Inoltre troveranno sicuramente delle testimonianze, delle interviste fatte ai sindaci, ai tecnici comunali, piuttosto che dei soccorritori, come succede a Soverato, o a chi c'era durante la tragedia delle Giare, attraverso un palinsesto come se fosse un vero e proprio canale televisivo. In più poi dalle 17.30 in poi ci sarà la diretta dell'arrivo del capo dipartimento a Soverato, faremo un'unica piazza insomma sostanzialmente, in modo tale da diffondere il più possibile questo evento che per noi è importante. Vice sindaco, senza dubbio Soverato piazza, intanto è l'unica piazza fisica diciamo oltre alle 60 virtuali ed è la piazza simbolo a 20 anni dalla tragedia delle Giare. Sì, Soverato è stata scelta proprio come piazza simbolo ed è quelle piazze tradizionali dove si svolgerà questo evento e quindi per noi è un motivo d'orgoglio perché oltre diciamo all'evento è quello di far rimanere accesa la memoria di quello che è successo 20 anni fa dove hanno perso la vita 13 persone e questo ne deriva proprio dal fatto che negli anni il territorio è stato maltrattato e quindi come dicevo anche all'interno della conferenza stampa, bisogna solo guardare il territorio, poterlo curare e adottare tutte le misure di preinformazione, anche entrando nelle scuole in modo che in caso di eventi calamitosi le persone sono preparate a come comportarsi. Quindi per Soverato, anche perché c'è la presenza del dottore Borrelli, diventa un momento di, oltre di aggregazione, diventa un momento simbolo per tutta la regione. A Borrelli cosa chiederete? A Borrelli chiederemo che la protezione civile stia vicino alle amministrazioni comunali, perché le amministrazioni comunali, grazie anche diciamo, all'apporto delle associazioni che sono sul territorio, vivono questi momenti durante anche la notte, questi momenti calamitosi e molte volte si sentono soli. Mauro Mancini, la vera piaga oggi è l'indifferenza. Intervista al regista del film Non odiare. Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo con noi Mauro Mancini, regista di Non odiare, presentato alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia e ora disponibile per la visione già da 10 giorni nelle sale cinematografiche italiane. Ciao Mauro, e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, grazie a voi per avermi invitato. Grazie a te Carla. Partiamo subito con la prima domanda, inerente alla tematica che hai deciso di trattare all'interno della tua pellicola, che è quella dell'intolleranza. Ci potresti magari dire il perché di questa scelta? E questo film trae spunto da un fatto di cronaca avvenuto in Germania ormai qualche anno fa. Un medico ebreo si era rifiutato di compiere un'operazione in realtà di routine su un paziente che aveva un tatuaggio nazista addosso e poi aveva dichiarato che quell'operazione sarebbe andata contro la sua coscienza, non di medico ma di uomo, e quindi non ha eseguito quell'operazione.
E noi abbiamo dato spunto da questo piccolo, diciamo, fatto di cronaca per andare a costruire una delle primissime scene del film, in cui appunto uno stesso medico ebreo, Alessandro Gassman, in questo caso nei panni di Simone Segre, si ritrova in un luogo ameno a essere, diciamo, l'unico uomo che può salvare la vittima di un pirata della strada, e scopre su questo, però, nel momento in cui lo sta per salvare, un tatuaggio nazista. E quindi questo simbolo in qualche modo gli annebbia la coscienza e decide di lasciare questo uomo al suo destino. Questo uomo poi morirà e lui, preso dai sensi di colpa, andrà a cercare la sua famiglia e qui da qui partirà tutto quanto il film. Questa grossa contraddizione umana e morale ci ha molto colpito, in realtà, perché penso che sia una contraddizione che stiamo vivendo, che molti di noi stanno vivendo in questo momento storico, dove sicuramente l'intolleranza e l'odio stanno diventando, ahimè, quotidiani in qualche modo, e questo lo possiamo vedere soprattutto nell'espressione, nell'utilizzo dei social network soprattutto, ma poi anche purtroppo in fatti di cronaca reali che avvengono poi nelle nostre città italiane, europee, mondiali, tutti i giorni. E credo che non si possa e non si debba rimanere indifferenti rispetto a questo tipo di tematiche in questo momento. Credo proprio che l'indifferenza sia la vera piaga, probabilmente, rispetto esattamente all'intolleranza, all'odio quotidiano che siamo abituati quasi a scorrere come una timeline, no? Dove mettiamo svogliatamente dei like che clicchiamo e poi lasciamo scorrere come appunto via come una giornata qualsiasi. Ecco, questo film non vuole essere indifferente a questo, e pur assumendo un punto di vista in qualche modo neutro, proprio per far sì che i personaggi non abbiano, diciamo, che noi autori non mettessimo un pregiudizio nella costruzione di quei personaggi, in realtà non vuole essere neutrale e non vuole essere indifferente. Senti, abbiamo all'interno del tuo film, l'hai deciso di svolgere in una città come Trieste, anche se non è espressamente menzionata all'interno del film. Come mai la scelta di questa città? Volevo per questo film un non luogo, quello che si definisce poi in letteratura un non luogo, proprio perché volevo dare l'idea che questi fatti possono accadere ovunque, per allargare in qualche modo proprio la possibilità che ha lo spettatore di pensare che quella cosa lì possa accadere non solo in Italia, non solo in Europa, ma nel resto del mondo. E Trieste, da questo punto di vista, era perfetta perché all'interno ha una sinagoga, all'interno della città, e quindi volevo che quell'energia, che quel quartiere in realtà poi potesse essere restituita poi nelle scene che abbiamo girato proprio nella sinagoga stessa. Trieste sicuramente è una città poco mediterranea e molto mitteleuropea, e la sua luce lo è ovviamente, e da qui anche la scelta di lavorare con un direttore della fotografia polacco, che in qualche modo poi andasse, diciamo, a lavorare su questa luce in una maniera, diciamo, con più forza, perché sono sicuramente più abituati a lavorare con quel tipo di luce, con quel tipo di immagini. E, insomma, come hai visto, il film è un film molto asciutto, e questa asciuttezza in qualche modo Trieste mi ha aiutato anche a restituirla, perché è una città molto elegante, anche molto geometrica per alcuni punti di vista, quindi ci sembrava veramente la scelta più azzeccata per la costruzione di quello che secondo me è quasi un quarto personaggio, no? Perché tutti queste ombre, questi chiaroscuri che la città racconta, in qualche modo poi amplificano o vanno a contrasto dei sentimenti che i personaggi provano. Fattore determinante insieme alla location è sicuramente la scelta di un cast, di questa riuscita di questo cast, tra cui emergono sicuramente Alessandro Gassman, attore di grande spessore, accompagnato da due talenti emergenti che hanno dato una grande prova, tra silenzi, poco scritto, tra virgolette, molte emozioni, tra cui appunto citiamo Luca Zunic e Sara Serraiocco. Qual è stato il criterio che hai seguito per la scelta del cast? Come dicevo, il film è un film molto asciutto a livello visivo, ma lo era già nelle intenzioni dalla primissima stesura
misura anche di sceneggiatura. Volevamo proprio eliminare qualsiasi equivoco che potessero portare le parole. Spesso quando ci si parla in questo film è per mentire e non per dirsi la verità. Quindi in qualche modo i non detti assumono in questo film probabilmente un peso maggiore dei detti e anche una verità maggiore dei detti. Fatto curioso è che quando Alessandro Gassman, faccio una piccola premessa, mentre scriviamo la prima stesura, il mio sceneggiatore Davide Resino mi chiedeva sempre chi pensi per questi protagonisti, e io spesso dicevo Alessandro Gassman e Sara Seraiocco, mi piacerebbe avere loro. E quindi poi quando mi sono ritrovati veramente sul set il primo giorno, ho ripensato a quei momenti di qualche anno prima, e sai, è una cosa molto, molto bella, anche preziosa e anche rara, no? Perché tu scrivi pensando a un attore e poi quell'attore effettivamente accetta quel ruolo. E, è successa una cosa molto, molto carina con Alessandro, lui mi scrisse un messaggio, io l'avevamo mandato la sceneggiatura tramite l'agenzia, quindi non avevo contatti con lui diretti, e mi scrisse un messaggio dal nulla, un giorno mi arriva un messaggio, sono Alessandro Gassman, ho letto il tuo film, mi piacerebbe farlo. Ho detto ok. E, insomma, fu un momento molto bello che ricordo con molto piacere. E poi lo incontrai in un bar al centro di Roma, e lui mi disse due cose che sono rimaste per me fondamentali anche poi dopo per la costruzione del suo personaggio. Mi disse: ho amato la tua sceneggiatura per un motivo, per due motivi. Uno è perché è poco parlata, e ti prego, se riesci, fai parlare ancora meno il mio personaggio, perché voglio usare il corpo, voglio usare, diciamo, l'espressione più che le parole in questo film. Mi piacerebbe, visto che la direzione è questa che avete preso. E questo fu una cosa molto bella per me, perché il film andava in quella direzione, quindi è stata proprio, no, molto bello sentirselo dire da lui. E l'altra cosa, mi disse: sento questo film molto, molto forte, molto fortemente, perché io ho origini ebraiche, e quindi in qualche modo mi riguarda molto da vicino questo film. Questi due aspetti secondo me hanno contribuito poi a regalarci insomma un ruolo di Alessandro molto potente, secondo me probabilmente tra i più belli che ha mai fatto, e quindi sono molto felice di questo. Per quanto riguarda Sara è un'attrice probabilmente tra le più brave della sua generazione, se non la più brava, e mi ha sempre colpito il lavoro che ha fatto nei film precedenti che aveva girato, e l'ho sempre guardata un po' da lontano con attenzione, perché mi interessava molto. Penso che sia un'attrice che ha proprio nel non detto e nei non detti le sue caratteristiche di forza, perché con uno sguardo, con un movimento, con un gesto delle mani riesce veramente a far arrivare dei sentimenti agli spettatori, e questa è una cosa rarissima. E invece per Luca è stato un processo molto più lungo, perché abbiamo fatto circa 2 mesi di provini per trovare questo ragazzo, perché ovviamente in Italia non è che abbiamo uno star system di quell'età, insomma, di attori di quell'età. Sì, c'è qualcuno, ma insomma il bacino è molto poco ristretto, quindi abbiamo fatto dei provini molto, molto lunghi, e a un certo punto mi si presenta questo ragazzo che Segaligno, un po' dinoccolato, che pensavo che in realtà stesse lì per altri motivi, invece era venuto a fare il provino, e noi eravamo fuori in una pausa, si presenta questo ragazzo che aveva il doppio taglio, con i capelli biondo platino, scarpe da ginnastica enormi, vestito un po' da rapper. Io lo guardo e dico: ma cioè, non c'è niente di più distante da Marcello, ma io già lo amo, cioè, mi piace, lo voglio, spero che faccia un buon provino, perché sarebbe in realtà perfetto, trasformandolo sarebbe perfetto. Fortunatamente fece un buon provino, e poi subito dopo gli facemmo il callback, cioè un secondo provino su parte proprio con Sara, che mi aiutò molto a capire se poteva essere insomma la persona giusta, e poi anche per vedere quanto erano insieme, no? Quanto combaciavano insieme, quanto si funzionassero insieme. E poi dopo abbiamo fatto un lunghissimo, lunghissimo periodo di avvicinamento a questo personaggio, Marcello, che è un personaggio molto complesso, soprattutto per un ragazzo di 18 anni, perché Luca aveva 18 anni quando ha fatto questo ruolo, ed era il suo primo ruolo. Vero, vero, aveva fatto due piccole partecipazioni in altri film, ma insomma questo è il suo primo ruolo in un film, e quindi poi si sono ben amalgamati e ben incastrati, e devo dire che sono stati molto bravi, soprattutto Sara e Alessandro, a trattarlo sin dal primo giorno come un attore consumato quanto loro. Questo ha permesso a Luca ovviamente di non aver paura sul set, di non essere spaventato, no? Ma di partire subito con grande naturalezza, e questo poi è stato restituito anche nel film, secondo me.
Bene, ti ringrazio Mauro per il tempo che ci hai dedicato. E grazie a voi, grazie a te. So che stai in giro per il tour, quindi per la Sì, come vedete sono in albergo. Siamo facendo un piccolo tour di presentazione, di saluto in sala del film che è in sala in questo momento. Andate, se potete, a vederlo, perché c'è un grande Alessandro Gasma, c'è una bravissima Sara Seraiocco, c'è uno strepitoso Luca Zunic, che è rivelazione di Venezia 77 quest'anno, premiato dalle 9 maglie, e Alessandro Gasma al premio Pasinetti come migliore interpretazione, sempre Venezia 77. E passiamo allo sport. Dopo la sconfitta subita a Ravenna, il Volley Soverato, dominato da una grande voglia di riscatto, si prepara ad ospitare al Palascoppa la compagine di Macerata domenica 11 ottobre alle ore 17. Le biancorosse, appaiate alle marchigiane in classifica, cercano la prima vittoria interna stagionale nel match valido per la quarta giornata del girone Est. Vediamo il servizio. Dopo la sconfitta di domenica scorsa a Ravenna, il Volley Soverato prepara il match interno con Macerata, valido per la quarta giornata del campionato di A2 Girone Est, con il vice allenatore Diego Boschini. Commentiamo innanzitutto, andando un passo indietro, la sconfitta di Ravenna, che fa seguito alla vittoria invece in trasferta a Martignacco. Doppio turno esterno per il Volley Soverato, che torna adesso al Palascoppa. Sì, allora giustamente il programma è questo, la regular season è questa, chiaramente la doppia trasferta ha inciso comunque parecchio a livello fisico anche alle ragazze, che essendo molto giovani hanno un po' subito, diciamo, il cammino massacrante che è comunque il campionato di Serie 2, essendo anche molte, comunque la prima esperienza in questo campionato, quindi c'è stato sicuramente un piccolo vilipendio di forze fondamentalmente, quindi non ci preoccupiamo, abbiamo analizzato la partita con Bruno, tutto lo staff, abbiamo, diciamo, tra virgolette, trovato i problemi da lavorare questa settimana, e chiaramente ci prepariamo alla prossima. Archiviata una vittoria e una sconfitta, ci apprestiamo ad andare domenica a giocare in casa contro Macerata, che è sicuramente un'ottima squadra, non sarà facile, sarà una partita molto combattuta. Loro soffrono un po' la fase di ricezione, noi dobbiamo insistere chiaramente in quella direzione. Hanno un paio di attaccanti forti, centrali buoni, quindi sarà una partita emozionante, appassionante, soprattutto punto a punto. Ecco, domenica quindi si affronta un avversario che ha già effettuato il proprio turno di riposo, agli stessi punti in classifica del Volley Soverato, con una partita in meno disputata. Forse probabilmente ancora è presto, perché sono trascorse solo 3 giornate. Possiamo dire però che da quello che si è visto in queste prime 3 giornate di campionato quest'anno non ci sono quelle 2-3 squadre che dominano, ma ci sono tantissime buone squadre con l'equilibrio che la fa da padrone? Guarda, io sono molto d'accordo con Bruno, abbiamo discusso parecchio all'inizio del campionato, e quest'anno è un campionato comunque particolare, strano. Chiaramente la diffusione del Covid, del virus, ha influito molto in questi mesi, e diciamo che questo campionato lo vincerà chi riuscirà ad adattarsi meglio alle nuove situazioni. Questo è un po' il nostro pensiero. Noi, essendo una squadra giovane, dobbiamo fare un doppio lavoro di adattamento, nel senso che le ragazze, chiaramente, che sono la prima esperienza in Serie A, dovranno trovare prima i loro adattamenti al campionato e poi successivamente gli adattamenti che richiede quest'anno il nostro campionato, che non sono solo a livello fisico e tecnico, ma sono anche legati alle trasferte, a la gestione comunque di ritmi complicati, molto complicati. E quindi secondo me le forze che in gioco sono, diciamo, diverse dagli altri campionati,
nel senso che appunto come hai detto te non ci sono due o tre squadre che hanno come si suol dire ammazzato il mercato e fatto una squadra nettamente di una categoria superiore. Questo dà l'opportunità a tutte di giocarsela e quindi rendendo il campionato altrettanto interessante. Questo secondo me è un punto di forza. Poi è chiaro che inciderà tanto appunto l'adattamento che riusciranno le squadre ad avere all'interno di tutta la regular season e poi della post season. Domenica il Volley Soverato affronta in casa Macerata, dominato da una gran voglia di riscatto dopo la sconfitta di Ravenna di domenica scorsa. Chiara Riparbelli, un'occasione di riscatto per tutta la squadra, quindi per conquistare anche la prima vittoria interna stagionale. Sì, ovviamente c'è voglia di riscatto perché comunque nessuno è contento della partita di domenica scorsa e ovviamente noi lavoriamo molto duro in palestra e c'è anche un po' di rammarico che non, del fatto di non riuscire a portare tutto il duro lavoro che facciamo durante la settimana spesso e volentieri la domenica. Poi in più comunque la prima vittoria stagionale non so se si giocherà ancora a porte aperte o porte chiuse, ovviamente sperando che ci sia il pubblico a darci anche una mano in supporto. Ovviamente noi ce la metteremo tutta come al solito e più del solito forse. Prime tre giornate di campionato, andamento altalenante dal punto di vista dei risultati, ma abbiamo avuto l'impressione dall'esterno che ci sia stato anche un andamento altalenante anche nel corso della stessa partita, nel senso che è una squadra che alterna ancora nell'arco della stessa partita momenti ottimi di gioco a momenti dove invece ci sono dei blackout. Sì, allora diciamo che già il fatto è che comunque tutte le squadre sono diverse, quindi con ogni squadra puoi vincere, puoi perdere se ovviamente le lasci giocare. E purtroppo noi abbiamo un po', per adesso stiamo lasciando giocare molto gli altri e non stiamo riuscendo ad esprimere il nostro gioco. E comunque secondo me è anche dovuto alla giovane età della squadra, quindi ci vuole comunque un po' ancora di tempo per far andare meglio i meccanismi, però noi, ti ripeto, stiamo lavorando molto duro in palestra, quindi si spera che domenica si raccolga qualche frutto. Ecco. Nonostante le due sconfitte nelle prime tre partite di campionato, si ha sempre la sensazione che questa è una squadra che ha, a dispetto della sua giovane età, nell'età media del roster, ha ampi margini di miglioramento, ha grandi qualità tecniche. Adesso è arrivata anche l'opposta americana Shields, che sicuramente potrà dare una grossa mano, l'abbiamo visto già nella trasferta di Ravenna. Assolutamente sì, Michaela è arrivata la settimana scorsa, quindi comunque è scesa in campo a Ravenna dopo una sola settimana di allenamenti, quindi anche lei ha bisogno di tempo per entrare nei meccanismi, ma lo sta facendo alla grande. E noi è dalla prima settimana di preparazione che stiamo lavorando veramente molto duro e non ci lasciamo abbattere da nessuna difficoltà, solo che dobbiamo cercare di mantenere una certa continuità in questo esprimere il nostro gioco, che secondo me a livelli, quando è buono, a livelli anche molto alti. E anche per oggi è tutto. Grazie come sempre per averci preferito. Arrivederci alle prossime edizioni.